Allora, buonasera, buonasera a tutti, da parte dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Questo è un pomeriggio molto importante per noi, da diversi punti di vista. Il primo è che cominciamo oggi questo nuovo ciclo di presentazioni che si chiama I Giovedì del Parri, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi con delle presentazioni online, come è necessario di questi tempi di pandemia. Speriamo comunque che il format sia di vostro gradimento e sia di interesse. Oggi però cominciamo questo ciclo con un evento particolare. Il libro che presentiamo infatti è Quando l'America puntò sull'Europa di Gianni Perona e in questa occasione, visto l'autore del volume e il tema del volume, cioè il rapporto tra gli alleati e la resistenza, abbiamo deciso di unire alla presentazione del volume altri due elementi. Il primo, da cui cominceremo, è un ricordo di Gianni Perona, che è stato il direttore scientifico del nostro istituto, che è scomparso 2 anni fa e che ha lasciato un'eredità molto importante, non solo scientifica, ma anche umana in tutta la rete. E per questo, tra breve, lo ricorderemo con alcuni amici e colleghi di grande rilievo che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Poi passeremo alla presentazione del volume, appunto, e poi presenteremo un nuovo progetto dell'Istituto Parri che è proprio dedicato a questo tema del rapporto tra gli alleati e la resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia. Il progetto è un portale che si intitola appunto Gli Alleati in Italia e che l'Istituto lancerà in collaborazione col Monte San Martino Trust, qui rappresentato da John Simkins, che pure ringrazio. Ecco, questo è un po' in breve il dettaglio del nostro pomeriggio. Cominciamo appunto, come doveroso, ricordando il professor Gianni Perona. Abbiamo chiesto di parlare di lui al nostro presidente attuale, Paolo Pezzino, al presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino, nonché collega di Gianni per molti anni all'Istituto Nazionale, Claudio Della Valle, al professor David Elwood, collega e amico di Gianni, come sentiremo, e a Ersilia Alessandrona Perona, che sicuramente la vedova Perona, che ringrazio particolarmente, ci tenevo molto ad averla con noi oggi e a poter fare questo momento di ricordo di Gianni nel solco delle sue ricerche e anche, diciamo così, della sua umanità. Non rubo altro tempo, lascio la parola a Paolo Pezzino, per cominciare questo nostro pomeriggio. Paolo, non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Eccomi, buonasera a tutti, un saluto particolare a Ersilia che anch'io ringrazio per essere qui con noi. L'attività professionale di Gianni Perona si è sempre strettamente intrecciata all'impegno negli istituti della Resistenza, nell'Istituto Piemontese e nell'Istituto Nazionale, ai quali ha dato contributi fondamentali di ricerca, di impegno, di passione civile. Ricordo che Gianni Perona è stato dal 1998 al 2000 segretario generale dell'Istituto Parri, dal 2003 al 2011 direttore scientifico, dal 1976 è entrato a fare parte della commissione archivi che poi ha presieduto dal 2000 finché questa non è stata provvisoriamente soppressa nel 2015, l'abbiamo poi ricostituita nel 2018. Un'attività di impegno organizzativo, scientifico, di ricerca, di rapporti umani che non potrebbe essere sottovalutata. Gianni Perona
è diventato ed è stato a lungo direttore scientifico in un momento di transizione per l'Istituto Parri. L'Istituto era stato privatizzato con la legge 419 del 1999, che aveva abolito la legge di riconoscimento da parte dello Stato, la numero 3 del 1967, e quindi navigava in acque sconosciute. Non c'era più la sicurezza di un contributo statale fissato per legge, ma l'Istituto doveva andare a cercare i suoi finanziamenti nelle varie tabelle ministeriali, in particolare quelle del Ministero per i Beni Culturali e quella del MIUR, doveva cercare finanziamenti per i progetti di ricerca. Ed è proprio in questo periodo di transizione che Gianni Perona ha svolto per appunto lungo tempo la funzione di direttore scientifico. È stato un pioniere nella creazione di archivi digitali e di banche dati tuttora consultabili. È stato il direttore della Scuola Superiore di Studi di Storia Contemporanea, che dal 2005 al 2010 l'Istituto ha attivato, una scuola superiore che ha avuto un importante ruolo nel promuovere gli studi. Ricordo che 35 sono stati i borsisti che hanno fatto il loro periodo di studio presso la scuola, tra essi persone che poi hanno avuto incarichi importanti nella rete. Ricordo soltanto Matteo Mazzoni, Isabella Insolvibile, Toni Rovatti, ma insomma molti altri poi studiosi che sono diventati professori universitari, con un bilancio lusinghiero di 8 libri usciti nella collana della scuola con le edizioni scientifiche italiane, mentre altri 9 purtroppo non sono stati pubblicati per l'interruzione del finanziamento. È stato l'attività di Gianni Perona è sempre stata poi aperta ai rapporti con l'estero, con la Francia, con gli Stati Uniti, con l'Inghilterra, e il volume che presentiamo oggi ne è una testimonianza postuma molto importante. Per cui effettivamente è difficile pensare. Gianni Perona ovviamente è stato anche professore universitario, ma è difficile pensare alla vita scientifica, alla parabola scientifica di Gianni Perona al di fuori della rete degli istituti, e poi in particolare dell'Istituto Torinese. Su questo parlerà Della Valle. Per cui sono molto contento di questa iniziativa che ci permette di ricordarlo e di rinnovare l'attenzione alla sua opera e ai suoi studi. E sono contento che proprio in questa occasione presenteremo questo nuovo progetto, Gli Alleati in Italia 1939-47, che, come vedrete, si inserisce nella scia di studi e di ricerche che Gianni Perona aveva iniziato. Quindi ringrazio tutti quanti per la presenza e cedo la parola a Della Valle, che parlerà, penso, del rapporto tra Gianni Perona e l'Istituto Torinese. Ok, mi sentite? Sì? Sì. Bene. Sono sopraffatto da troppe cose da dire, quindi cercherò di dirne poche, perché
il mio rapporto con Gianni è stato un rapporto che veniva da lontano, da quando avevo cominciato a lavorare alla tesi di laurea, una tesi di laurea che riguardava la resistenza nel biellese, e io ho incrociato Gianni occasionalmente in un incontro all'Istituto Storico della Resistenza, che aveva la sede ancora in via Fabbro. È cominciata di lì un'amicizia lunga, durata tutta la vita. E un'amicizia, io avevo qualche anno più di lui, non molti, ma qualcuno più di lui, in cui io mi sono sempre ritrovato come allievo di Gianni Perona, perché Gianni aveva una mente straordinaria, una mente straordinariamente aperta, da cui chi aveva rapporto con lui imparava. E io con Gianni ho sempre avuto un rapporto in cui ero un po' allievo e poi però ero anche amico. Vorrei dire qualcosa, diceva prima il presidente Pezzino, sulla vicenda relativa all'istituto. Beh, l'istituto di Torino, Gianni è stato una colonna fondamentale, così come anche Ersilia Perona, che è stata per un lungo tratto direttrice dell'istituto. Gianni era, diciamo così, un riferimento forte, perché, e qui il discorso si collega a molti aspetti che vengono affrontati nel libro, Gianni partiva, era partito prima di tutto dalla conoscenza dei materiali documentari. Per lui l'archivio era il fondamento di un istituto di storia e dunque bisognava conoscere l'archivio. E lui lo aveva conosciuto, aveva riorganizzato, partecipato alla sistemazione e quindi aveva in qualche modo costruito il deposito fondamentale da cui partire, perché la documentazione della Resistenza trovava in Torino un deposito fondamentale, perché Torino era stato il primo istituto che venne fondato poco dopo la liberazione. Seguirono poi Milano e Genova e poi nel 49 nacque il Nazionale. Con Gianni ho avuto una frequentazione quindi anche di studio, di approfondimento, l'ho già ricordato in un'altra occasione, ricordando la sua straordinaria generosità, nel senso che lui dava tutto quello che poteva all'interlocutore, perché non, come dire, non era geloso delle cose che aveva imparato, perché guardava sempre un po' più avanti e forse era anche un po' più avanti degli altri. Questo libro che presentiamo questa sera è un libro, secondo me, molto interessante, perché in qualche modo traduce su un piano scientifico una serie di approfondimenti che Gianni è riuscito ad apportare a questo complesso discorso del rapporto tra il mondo degli alleati, come si diceva allora, e la Resistenza italiana. E adesso io non entro evidentemente in ragionamenti che riguardano il libro, perché presto lo faranno altri con maggiore competenza di me, ma voglio ricavare solo questo elemento che mi ha colpito molto l'introduzione che Gianni ha scritto, e in cui, guardando alle cose che vengono raccolte, aveva un po' questo atteggiamento di dire: vabbè, tutto sommato però sono discorsi, come dire, non coordinati fra di loro, sono discorsi separati, e in qualche modo avevo posto qualche resistenza a pubblicare questi suoi contributi. Era sbagliato questo atteggiamento,
perché come vedrete leggendo questi saggi che compongono il libro trovate un insegnamento metodologico fondamentale, e cioè che si parla delle cose di storia passando attraverso i documenti. Questa è una banalità, come si dice, ma Gianni esercitava questa scelta in modo radicale, cioè bisognava parlare delle cose in modo fondato. E il modo fondato era quello di avvicinarsi ai documenti, studiarli, approfondirli e presentare quindi discorsi nuovi, documentati. E questo è stato, direi, l'asse portante del suo modo di operare come storico. Non gli piacevano le interpretazioni, i voli pindarici che non avessero la documentazione che in qualche modo supportava i ragionamenti. Poi si poteva discutere finché si voleva, lui era bravissimo ad approfondire le cose, ma questo era l'insegnamento di fondo che, ricordo, trasmetteva non solo ai ragazzi che andavano da lui e con cui lui aveva un rapporto splendido, perché diciamo così, si donava tutto a questo rapporto dell'insegnamento. Gli piaceva trasmettere e trasmettere soprattutto, come dire, il modo di lavorare, il modo di operare. Ma era un rapporto splendido anche perché aveva una capacità, come dire, di sopportazione rispetto agli errori, alle ingenuità, alle cose superficiali che spesso lo studente non preparato presentava, per portarlo a ragionare poi. E questo portava via però un mucchio di tempo. Se Gianni avesse dedicato alla scrittura, come fanno di solito gli storici, a scrivere saggi, avremmo una serie di volumi straordinaria. Ma Gianni andava per queste strade perché gli interessava il rapporto con i ragazzi, il rapporto per formarli, per farli crescere. Quindi era proprio veramente uno che ti formava. Un'ultima cosa voglio dire, invece, riguarda più la dimensione, e quindi Gianni praticamente si è identificato nel suo lavoro, nella sua attività con l'istituto, e ha saputo dargli moltissimo l'istituto di Torino, ma ha dato molto, moltissimo anche al Nazionale. Non ce ne rendiamo bene conto, ma quei primi 10 anni del nuovo secolo sono stati per l'istituto, come ha detto giustamente Pezzino, sono stati anni di transizione. La privatizzazione, che era proprio all'inizio del percorso, aveva coinciso con una crisi profonda dell'istituto, perché c'era stato un conflitto interno tra i maggiori rappresentanti dell'istituto, che era cresciuta una tensione molto forte. Tant'è vero che io, che occasionalmente avevo partecipato a una serie di assemblee per rappresentare Torino, mi ero reso conto che stavamo andando a sbattere, cioè da quella situazione si rischiava di uscire con le ossa rotte. Ne parlai con Gianni e alla fine decisi di prendere l'iniziativa, scrissi una lettera che circolò moltissimo. Sulla base di quella lettera si impostò un altro discorso che portò poi a un mutamento radicale della situazione, nel momento in cui bisognava cambiare tutte le rappresentanze, perché il cambio, come dire, istituzionale provocato dalla privatizzazione comportava che ci fossero nuovi organi e nuove rappresentanze. Questo avveniva nel 2002 e alla presidenza dell'Istituto Nazionale, per fortuna, arrivò una persona di straordinario peso, il presidente, l'ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Non so come si sia determinata nei particolari questa situazione, però posso dire che quei 10 anni di transizione
hanno consentito, grazie alla situazione che si è creata e soprattutto ai rapporti che si sono creati tra il gruppo che assume la responsabilità della direzione del nazionale, il CDA e gli organismi che si creano, e soprattutto con la presenza di Gianni alla direzione scientifica del nazionale, si è creata una situazione particolarmente creativa, ecco, non saprei usare altro termine, fu una situazione creativa perché nel momento in cui l'Istituto Nazionale entrava in una grave difficoltà sotto tutti i profili e anche sotto il profilo economico, siamo riusciti in quei 10 anni a fare delle cose straordinarie. Pezzino ricordava un momento fa, diciamo così, il fiore all'occhiello di quell'esperienza che è stata la scuola superiore. Io non ebbi dubbi nel momento in cui ne parlai con Gianni, lui se ne discusse e Gianni disse: da questa situazione anche sul piano scientifico bisogna uscire con un salto in avanti, no? Lui aveva questi lanci e slanci. E sembrava una cosa impossibile perché trovare un bel po' di soldi non era semplice. In realtà si riuscì a fare un'operazione straordinaria. Devo dire che una parte della responsabilità, tra virgolette, me l'assumo perché ero riuscito a creare dei rapporti particolarmente importanti con la fondazione della Compagnia di San Paolo di Torino. E siamo riusciti a trovare le risorse per fare un'operazione che non si faceva più da tanto tempo, perché fare lavorare insieme 35 giovani no, comporta costi notevoli, ma come ha detto e ricordato Pezzino, con risultati eccellenti. E noi io supportai l'idea base di Gianni, che era quella di non fare, diciamo così, una scuola superiore strettamente controllata lungo le tematiche che riguardavano l'Istituto Nazionale, ma di tenere aperto, di alzare il profilo, di tenere largo e aperto l'orizzonte. E questo fu fatto. Vabbè, adesso dovrei raccontarvi anche altre cose, ma credo di potermi fermare qui. Ci sarebbero anche alcune altre cose molto importanti da mettere in campo, ma spero che ci siano altre occasioni per raccontarle. Vi ringrazio. Grazie Claudio, anche dell'emozione che hai trasmesso. Diamo brevemente la parola anche al professor Elwood, che poi parlerà del libro, ma che voleva fare un ricordo di Gianni anche più generale. Grazie Mirko. Prima di tutto voglio dare un segnale di riconoscenza all'Istituto Nazionale, perché è la prima volta che ho questa possibilità. Lì ho svolto importantissimo lavoro di ricerca, ma soprattutto ho incontrato una serie di colleghi e amici che sono rimasti tali fino alla fine dei loro giorni o anche fino adesso. Sto parlando del Massimo Legnani, Mariuccio Salvati, Nicola Gallerano, Marcello Flores, Giorgio Roscia, Gaetano Grassi, che sono stati di grandissimo aiuto. A loro non interessava la storia Aliati, stavano facendo l'opera ai contadini nella guerra del 44 e progetti di quel genere lì. Comunque mi hanno incoraggiato, mi hanno dato accesso ai loro archivi. E ancora più importante, grazie ovviamente al sostegno di Gianni, quando ho completato il mio dottorato e fu subito tradotto dall'istituto, grazie all'istituto, pubblicato dall'istituto sulla collana presso Feltrinelli, e quello è diventato l'aliato nemico, la politica dell'occupazione anglo-americana in Italia. Non ho scelto il titolo e quel titolo mi ha causato un sacco di guai negli anni,
perché si presumeva che l'alleato era gli alleati anglo-americani. C'era tanta gente che ce l'aveva con gli alleati anglo-americani. Si presumeva che mi prestava quell'approccio lì. Non era affatto così. L'alleato nemico era l'Italia, co-belligerante, ma non sto qui a insistere su quella questione là. No, quello era il secondo momento, l'arrivo a Milano, perché il primo momento era Torino, ovviamente. Grazie a Stuart Wolf sono stato presentato a Guido Quazza, e grazie a Guido Quazza, Guido Quazza mi ha detto una sola cosa: devi andare in via Fabbro 6. E quando sono arrivato in via Fabbro 6, e allora comandava la compagna Carla Gobetti, ho subito incontrato Gianni. E da allora è nata un straordinario rapporto che è molto molto difficile riassumere in pochissime parole. Io avevo inventato il tema degli alleati, l'occupazione alleata in Italia per conto mio prima, quando ero ancora a Bologna all'Università Americana. Però quando sono arrivato a Torino ho trovato un'anima gemella, nel senso che c'era già una persona che aveva lavorato negli archivi a Londra su queste tematiche, e lui, per quanto mi risultava, era l'unica persona in tutta Italia che aveva affrontato queste tematiche, che aveva voluto andare già negli archivi di Londra. Quindi abbiamo trovato una convergenza straordinaria di interessi, ma anche di metodo, di atteggiamento e di prospettiva, di approcci, e abbiamo discusso a lungo. Discusso anche a casa di Gianni, perché sono diventato dopo poco tempo un membro della famiglia, in tutti i sensi, come Ersile ricorderà. Ero assolutamente squattrinato, povero, disgraziato, e dovevo tirare avanti con piccole borse di studio da un mese all'altro, e poi alla fine l'istituto mi ha dato una splendida borsa di studi di 1 milione di lire all'anno, che comunque con quello in qualche modo campavo. E negli anni comunque il nostro rapporto è fiorito, si è sviluppato. Ho sempre tenuto i rapporti con Torino, e nel 2013, dopo 34 anni di carriera all'Università di Bologna, mi sono trasferito definitivamente a Torino, e qui lì ho dovuto rinnovare i miei rapporti e ho riscoperto le incredibili doti che aveva quell'uomo. Non so dove iniziare: la sua umanità, la sua generosità, e la sua disponibilità, e il suo voglio di dialogo, di interessamento in quello che faccio io, che non è affatto molto comune nei cari colleghi, e la sua incredibile memoria, l'incredibile quantità di conoscenza aveva, tutta la cultura classica, ma non solo. Leggeva il Times Literary Supplement e sapeva quello che stava succedendo in America, in Francia. Era molto più informato di quello che succedeva in Francia la maggior parte di noi, anche sul piano intellettuale. E poi le sue straordinarie intuizioni. Non era possibile avere una conversazione con lui senza imparare qualcosa, o avere qualche pensiero, ti veniva in mente qualche pensiero che non ti era mai venuto in mente prima. Mi ha fatto un grossissimo impatto sul mio lavoro, sugli alleati dintorni, e anche sulla mia comprensione dell'Italia, comprensione di Torino, comprensione della storia recente italiana, storia recente politica, economica, sociale e della città. E poi Biella, naturalmente c'era la dimensione bielese di Gianni, che lui non dimenticava mai, e mi ha fatto conoscere anche un po' della realtà bielese, ne ha raccontato tanto, ha fatto conoscere qualcuno dei suoi amici di vecchie date bielesi, compagni di scuola, di vita, e anche quello mi ha aggiunto le dimensioni di più alla mia esperienza torinese, piemontese, italiana.
e quindi per tutti questi modi i miei ringraziamenti sono assolutamente infiniti, non posso mai dimenticare e sono felicissimo che ho mantenuto la mia amicizia con Ersilia e con le sue quattro figlie, ognuno di loro che ha il suo carattere, la sua capacità, la sua intelligenza inconfondibile. Ho dedicato il mio libro all'aliato nemico, alla famiglia Perona, e quello era solo il minimo gesto che potevo fare, vorrei fare moltissimo di più. Molto bene, molte grazie al professor Elwood. E adesso diamo la parola a Ersilia, che insomma, ci fa molto piacere avere con noi e che vorrei ricordare non solo per la finissima e acuta analisi dei carteggi gobettiani, ma in questa sede soprattutto per i suoi lavori sulla storia dei musei della Resistenza, visto che siamo impelagati su questo tema, e quindi ci fa piacere averla qui con noi. Grazie Ersilia. Ersilia, devi attivare il microfono, è sempre in basso a sinistra, c'è l'iconcina. È vero, ci siamo. Eccoti. Grazie a voi, è stato emozionante ascoltarvi, grazie Paolo, grazie Mirko, grazie Claudio, grazie David, siete stati straordinari nel voler ricordare Gianni in questo modo. Cioè nel modo che per me è più importante, col suo lavoro, con la sua umanità, ma anche con la possibilità che alcuni dei temi che lui ha coltivato possano essere ripresi, possano dare vita a nuove ricerche. Questo per me è straordinario, perché sono convinta che lui ne sarebbe stato entusiasta. E vi dico molto brevemente, devo ringraziare l'Istituto Nazionale per questa iniziativa, ma anche il Dipartimento di Lingue dell'Università di Torino, che ha spronato Gianni a raccogliere questi studi sparsi che, come ricordava Claudio, lui non avrebbe mai riunito. E invece il filo rosso all'interno c'è, e come... E intrecciando ricerca e metodo e approcci metodologici. Quindi questa iniziativa del Dipartimento ci ha permesso di avere ancora qualcosa di lui e di riflettere nell'insieme sul messaggio che questi suoi studi quasi di oltre 40 anni ci hanno lasciato. E poi un saluto a tutti gli amici che sono collegati, che sono in ascolto. E da dove cominciare? Io vorrei solo brevemente dirvi come un studioso di storia moderna che si era occupato di Paolo Sarpi e si è laureato su Joseph Mestre, studio peraltro che non ha mai abbandonato perché copertamente ogni tanto si ficcava in qualche archivio francese o anche qui a Torino, scoprendo degli inediti che ho a casa e che quindi bisognerà poi vedere come trattare, però come si è convertito alla storia contemporanea. Molto spesso questi diciamo cambiamenti sono casuali. Da quando si spostò da Pisa a Torino, poi finita il rapporto con la scuola normale, rientrò brevemente a Biella e nell'amicizia con un capo partigiano leggendario e un grande amico anche, Nello Poma, decise di dar voce alle memorie di Poma e di trasformarle in un libro di storia. E cioè mise il suo metodo, il suo mestiere al servizio di questa memoria. Fu il suo primo approccio con la Resistenza, che poi diventò praticamente l'indirizzo principale delle sue ricerche. E subito dopo, negli anni, inizio proprio anni 70, nel rapporto con Guido Quazza all'università, Carla Gobetti, che allora dirigeva sia il Centro Studi Gobetti, ma anche l'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte,
ebbe la possibilità di avere borse di studio con le quali, in coincidenza dell'apertura degli archivi inglesi nel 72, cominciò a frequentare questi archivi e a raccogliere documentazione che veniva via via resa consultabile. Con questo, di qui poi si saldano queste tessere con quelle evocate da David, anche l'incontro con David, con Giovanni De Luna, che a sua volta usufruiva di borse di studio per ricerche sugli alleati, ricerche che poi lui ha lasciato, però c'è un inventario curato da lui, e questo micro gruppo, cioè un piccolo gruppo, però stava aprendo una grande strada, perché David con gli archivi americani, Gianni con gli archivi inglesi e Giovanni con entrambi, la sistemazione e la descrizione di entrambi, insomma si cominciava una nuova strada, ad aprire una nuova strada. Ma questo contesto non si limitava agli studi sugli inglesi e gli alleati, ma si estendeva, era la materia stessa che lo comportava, i rapporti della resistenza italiana con la Francia, l'occupazione della Francia, e questi interessi si allargavano poi sempre più a vari aspetti dei rapporti internazionali della resistenza italiana. E quindi il discorso poteva essere, si articolava perché di lì venne fuori anche il tema delle Alpi in guerra. Questo era collegato a un'iniziativa dell'Istituto Piemontese, che era un progetto Interreg, uno studio sulle Alpi, uno studio sulle Alpi come punto strategico di relazioni fra Italia, Francia, Svizzera, e questo ha comportato uno studio approfondito e molti risultati anche diciamo che hanno fatto crescere l'Istituto di Torino, hanno fatto crescere i ricercatori, hanno veramente portato, e Gianni era un ottimo suggeritore, sovrintendente di queste ricerche, insostituibile veramente. E il Biellese, dal cui aveva cominciato quasi per non voglio dire divertissement, ma come dire, un esperimento, e invece continuava a esistere come tema di fondo di tante sue ricerche di tipo sociale, economico, e si apriva anche a un argomento nuovo per i temi, almeno, o perlomeno assolutamente in sintonia con quello che la storiografia dell'epoca faceva, sulle donne, questa volta le donne delle fabbriche biellesi. Ancora pochi giorni fa parlavo con Simonetta Vella del Centro Studi della Camera del Lavoro di Biella, e mi dicono che continuano sul solco di lavori che avevano cominciato con Gianni a produrre cose nuove. Quindi questo, allora, tornando a noi, allora, di quali cose, c'erano dei temi di lungo periodo quindi nei suoi interessi scientifici, ed erano gli anglo-americani, c'era la Francia, c'era il Biellese. Ciascuno di questi poteva essere uno filone da prendere in considerazione quando il Dipartimento di Lingue gli suggerì di raccogliere in un volume alcuni suoi saggi editi e inediti. Gianni scelse gli anglo-americani, forse perché era il tema che
come dire, aveva perseguito con più tenacia nel stare attento alle novità che si aprivano, alle progressive possibilità di accesso agli archivi e anche con le possibilità, anche con le fonti a stampa nuove che venivano messe a disposizione, che lui ha usato a fondo, soprattutto in quel saggio sulla Toscana e la Resistenza, edito da Marco Palla in un volume a cura di Marco Palla del 2009. Inoltre gli offriva anche la possibilità di esplorare a fondo alcuni problemi metodologici, diciamo, di come trattare le fonti, anche le, non solo quelle archivistiche, diciamo, fra virgolette, oggettive, ma quelle più soggettive, quelle che riguardavano casi mai risolti, casi che lasciavano allo storico il dubbio di quale fosse veramente la verità, e come andare a fondo in questi problemi, oppure se aveva capito qual era la verità, se questa verità fosse dicibile o meno, viventi, figli, vedove, parenti e così via. Erano problemi che infatti sono affrontati nell'ultimo dei saggi, che apparentemente con gli anglo-americani non c'entra nulla, ma che con il metodo che sottende tutte queste ricerche c'entra e come. E poi c'era un tema di lungo periodo, anche questo, ma privato, ed era la letteratura. Non a caso lui, ve l'ho detto all'inizio, era di formazione storico moderno, si era formato a Pisa, dove era un assiduo frequentatore dei seminari di Gianfranco Contini, cioè la multi, diciamo, disciplinarietà era di casa, e lui era appassionatissimo di letteratura, e i suoi preferiti, le sue letture preferite erano I poeti del 200, Dante, e non solo la Divina Commedia, le rime, che sono le più toste, e poi Leopardi, Primo Levi e come critico Contini. E di questo però è uscito dal riserbo quando di nuovo il Dipartimento di Letterature, Lingue e Letterature Straniere gli hanno offerto l'occasione, e quindi diversi articoli che poi ha scritto per delle raccolte miscellanee in onore di Pablo Avila, in onore di Paolo Bertinetti, no? E contengono questi suoi contributi, in cui troviamo anche traccia di questa sua passione. Ecco, questo era Gianni. Era Gianni a più dimensioni, ecco, così. Poi ovviamente era la persona generosa, affettuosa e fedele agli amici, che voi tutti avete così bene ricordato. Grazie ancora, grazie a tutti davvero. Grazie a te. Grazie, grazie molto Ersilia. Volevo salutare intanto Philip Cook, che era qui con noi e ci ha lasciato poco fa perché aveva un impegno con passato e presente. È arrivato intanto il nostro direttore scientifico attuale, Filippo Focardi, che anche lui, pure impegnato, ci teneva a essere con noi, e ci sono anche tutti i membri del gruppo di lavoro del portale Alleati, di cui parleremo tra breve. Ora entriamo però nel vivo della presentazione del volume Quando l'America puntò sull'Europa, di cui peraltro avete già accennato anche voi nei vostri interventi, e questo volume che raccoglie appunto saggi di oltre un cinquantennio, in cui il filo conduttore è quello degli alleati, ma come si diceva compaiono anche le altre passioni di Perona a cui si è fatto accenno. Io, per non rubare ulteriore tempo, passo subito ai nostri relatori, anche se anch'io vorrei poi dire qualcosa su questo volume, e ci fa piacere, oltre a Elwood che abbiamo già presentato, avere qui Nicola Labanca, che sicuramente, che oltre a essere il direttore di Italia Contemporanea, la prestigiosa rivista dell'Istituto, è anche uno dei principali storici italiani su questi temi, e anche un giovane ricercatore come Nicola Cacciatore, che
è il responsabile di comunicazione dell'ASMI e ha appena concluso un dottorato proprio da Philip Cook sui tema appunto del rapporto tra gli italiani e gli inglesi nella resistenza. Ecco, quindi uno sguardo di diverse generazioni di storici su questi temi propri del lavoro di Gianni. Diamo quindi la parola per primo al professor Elwood. Grazie direttore. Allora, non è facile riassumere nemmeno caratterizzare un libro che è più di 300 pagine con 10 capitoli, ognuno del quale ha la sua identità e il suo motivo di essere, anzi la sua storia, la sua epoca di produzione. Quello che ti colpisce, sono molti anni che non mi occupo di questi temi, devo dire. Quando ho iniziato non avrei mai pensato che 40-45 anni dopo non sarei ancora chiamato a occuparmi. E invece è un tema che continua a interessare anche altre generazioni. E quindi devo in qualche modo riconfrontarmi con le questioni fondamentali di questa questione. L'intervento anglo-americano in Italia, che all'epoca quando ho scritto il mio libro, ho fatto mia ricerca, un sacco di interlocutori dicevano, ma noi non lo chiamavamo occupazione, chiamavamo liberazione. E infatti uno dei problemi è che era la tematica era molto politicizzata in quell'epoca, anni 70-80, e abbiamo avuto diversi scontri con quelli che ci accusavano di aver politicizzato la questione, di aver fare tutto nell'ambito delle scontri di sinistra e destra di quell'epoca. E quindi occupazione era una parola vietata, bisogna solo parlare di liberazione, se no portavi acqua ai mulini dei comunisti. E abbiamo combattuto con Gianni questa battaglia. Uno dei prodotti è questo capitolo sull'operazione Sinders, di cui solo scrittori storici americani parlavano, di sinistra, Gabriel Colco. Quello che ti colpisce subito di articoli come quello, poi quello sugli alleati e la preparazione del dopoguerra in Italia e l'Europa, è l'straordinaria ampiezza del suo discorso. Lui prima parte dalla storia militare in dettaglio, lui sa esattamente quello che è successo. Gran parte degli studi che fanno riferimento a questo tipo di vicenda tralasciano di quella dimensione della storia. Infatti nessuno si occupa di quella destra, che io sappia, la storia militare in quanto tale. Invece lui è partito da lì con un esame dettagliato delle mosse, delle vicende, delle controversie, di tutto quello che è andata bene e tutto quello che è andata male, soprattutto quello che è andata male dal punto di vista alleato. E qui viene fuori una grossa tematica che lui non ha messo in rilievo, ma secondo me è fondamentale, cioè i ritardi. Il fatto che tutta la campagna d'Italia ha messo a svolgersi, arrivare alla conclusione molto più tempo di quello previsto dagli anglo-americani, perché sono stati neutralizzati, sono stati bloccati, perché le divisioni tra inglesi e americani sul significato della campagna in Italia. Come Gianni dice, ad un certo punto gli americani puntavano sulla Germania, gli inglesi puntavano sull'Italia. E bisogna ricordare che gli inglesi hanno comandato, dopo l'uscita di scena di Eisenhower, gennaio 1944, sono gli inglesi che hanno gestito la campagna in Italia militarmente e politicamente, nel bene e nel male. Nel male soprattutto perché gli mancavano le risorse, le mancavano le forze, le mancavano i mezzi materiali, ma i mezzi economici per fare un grande impatto su questa guerra. E ad un certo punto salta fuori, forse quella è una tematica che riunisce questi saggi, almeno questi primi saggi, cioè il grande ritardo sul fronte gotico. E Gianni ne parla di questo in dettaglio e parla delle sue conseguenze. Va notato che lui ha scritto un bellissimo capitolo su resistenze alleate in Toscana. Non è stata la prima, perché lì Toscana ha fatto un libro su quello, unico libro del suo genere, di tanti anni fa, e lui è venuto, e poi sono venuti altri, Roger Armstrong si è occupato della Toscana anche.
però se non capisci esattamente perché la campagna in Italia è andata male, si è bloccata sul fronte gotico con tutte le sue conseguenze, tutte le sue implicazioni, non vai da nessuna parte. Però oltre quello, lui riesce anche a trascinare dentro la vicenda non solo la storia militare, quindi la storia della resistenza, ma anche la storia economica, le conseguenze economiche, l'interazione tra fattori militari, fattori economici, fattori resistenziali. E questo viene fuori in modo molto brillante. Lui sulla questione Cinders, cioè questa operazione, su cui è dedicato un saggio unico, la questione di fondo era questa: se crolla la resistenza tedesca o in Italia o in Europa, subentrerà un vuoto pneumatico, strategico e tattico, in cui possono subentrare forze sovversive di qualche tipo. Questa è la domanda questione, questa è la domanda che si sono posti gli alleati, la direzione alleati. Forze sovversive non voleva dire necessariamente comunisti, anche se questo era, col passare del tempo, diventato una preoccupazione sempre interessante anche per via di quello che è successo in Jugoslavia. Ma comunque forze indipendenti dal governo nazionale a Roma, il governo legittimo a Roma. Qui subentrano queste che io ho capito solo anni dopo, che non viene fuori dalla documentazione dell'epoca. Una forza militare che arriva sul territorio di un'altra nazione, su un altro paese, non invitato, cioè con l'invasione, è per definizione legale nella legislazione internazionale una forza di occupazione. Questo è il termine legale stabilito dei convegni dell'AIA dell'inizio del Novecento. E quindi le forze di occupazione hanno certe responsabilità secondo queste convenzioni, secondo la legge. E la preoccupazione principale, l'obbligo principale, è in qualche modo di prevenire malattie e disordine. Prevenire malattie, fare di tutto per prevenire malattie e disordine. Allora, a causa del fatto che la guerra in Italia è durata tanti di più del previsto, questa questione, soprattutto quando confrontata con le misere risorse degli inglesi, è diventata assolutamente terribile. E quindi gran parte delle sofferenze documentate da Gianni derivano anche di questa realtà qua. Come ho detto questo, un altro obbligo di una forza di occupazione è di non travolgere l'istituzione in loco, di mantenere in ogni caso la continuità degli organi istituzionali. Questa roba ovviamente è difficile nel caso italiano, perché naturalmente erano guerre ideologiche, bisognava distruggere il fascismo. Non bisognava distruggere la monarchia. Per fortuna in Italia, per fortuna per modo di dire, c'era una scelta, esisteva la monarchia, esisteva la Costituzione Albertina, e quindi toccava agli alleati difendere in tutti i modi la continuità dello Stato, e al fin dei conti sul piano politico quello è stato il loro più grande risultato. Ma c'era un'altra forza che premeva nella stessa direzione, che erano le forze politiche a Roma, che anche loro non volevano essere disturbati dal vento del nord, in qualsiasi forma che poteva prendere. E quindi gli alleati hanno scoperto, quando il CLN di Roma ha preso questo potere virtuale dopo il giugno 1944, anche loro non volevano che si insediavano forze alternative, forze locali, assolutamente indipendenti di loro, potevano disturbare lo Stato, la continuità dello Stato. Quindi nel pagina 111 del libro ci sono certe conclusioni con cui vi presento adesso. Le sue conclusioni su tutte le riflessioni sulla resistenza agli alleati. Numero uno, la resistenza riuscì a fermarsi nei confronti degli alleati
solo un ristretto campo politico e solo in due fasi di debolezza della posizione angloamericana nel 1944. Dire se le possibilità che le erano offerte sono state sfruttate dai governamenti non è compito dello storico, invece questo è un compito che lui assume più volte. Certo, si può affermare che gli uomini del CLNAI d'Italia non ebbero sufficienti conoscenze della politica alleata per far valere al massimo le proprie ragioni, ma non li aveva nessuno, nemmeno gli alleati stessi più volte. Numero due, gli alleati, particolarmente i loro comandi in Italia, non riuscirono mai a definire durante la guerra una politica univoca verso la resistenza. Essi oscillarono tra il desiderio di ignorarla e di esercitare senza contrasti il potere militare e la necessità di cooperare con esse per sopperire alle proprie debolezze. Questo lascia campo soprattutto all'iniziativa dei militari degli inglesi, il cui atteggiamento rigido meglio conveniva alle esigenze dei comandi. Qui il fattore tempo è fondamentale. Questi non sarebbero stati problemi seri se non fosse durata attraverso tutto l'inverno 44-45 questa situazione. Numero 3. Questa è un'impostazione tutto suo. La mancata adesione dell'industriale resistenza, da intendere nel senso che essi non riconobbero nel fronte antifascista la possibilità di una propria collocazione, e qui lui ha tutto un capitolo sul Bielese molto rilevante, e il loro dialogo diretto con gli alleati, cioè gli industriali, Agnelli, esempio numero uno, e Valletta, priva da parte loro di mezzi e di una linea definita di politica economica, compromisero non solo gli esiti immediati del movimento di liberazione, ma la possibilità per gli uomini della resistenza e per gli alleati stessi di controllare e orientare la politica di ricostruzione. Qui c'è il capitolo sulla preparazione del dopoguerra. Qui lui insiste molto sull'incapacità, la non volontà degli inglesi di aiutare in qualsiasi modo la ripresa italiana. Numero 4. Il riferimento dell'industriale già durante la guerra a forze esterne al paese, soprattutto dagli Stati Uniti, agevolò grandemente uno sviluppo anarchico dell'economia, ne predeterminò l'integrazione in quella americana e finì di perpetuare una scissione tra potere economico e potere politico, il cui peso è tuttora sensibile. Questo è scritto nel 76, e potremmo forse dire ancora la stessa cosa. E quindi queste sono alcune delle conclusioni fondamentali a cui arriva Gianni. Io concluderò con una nota sugli archivi. Io sono arrivato più o meno per caso nel 74-75, 30 anni dopo la guerra, quando gli archivi inglesi e americani stanno aprendo, c'era enorme ondata di nuovi materiali. E penso di essere stato molto privilegiato. Qualcuno più forte di me e con più energia e tempo dovrebbe ritornare su quegli archivi e vedere quello che è stato aperto nei 45 anni successivi. Perché sicuramente lui fa notare più volte che ci sono archivi che sono riservati a Mr. Atkins. Poi ho scoperto che Mr. Atkins non esisteva, era sempre una dicitura per indicare che quella era roba riservata, non disponibile. Riservata agli uffici e non disponibile. Sarebbe il momento di tornare in quegli stessi archivi e capire quello che si poteva e che non si poteva capire a quell'epoca lì. E poi c'è anche persiste la differenza tra gli archivi inglesi e gli archivi americani. Gli archivi inglesi sono organizzati secondo un solo sistema organico ogni evoluzione di ogni ministero, di ogni nuovo ufficio viene incorporato organicamente in questo singolo sistema di riferimento. Quello americano non è così. Ogni ente crea il suo archivio e come tutti sanno gli enti americani vanno e vengono, c'è il gabinetto, ci sono certi ministeri che esistono sempre, Dipartimento di Stato, Dipartimento di Interni, Agricoltura e così, ma ci sono tanti enti
anche provvisori, per esempio il piano Marshall è stato un ente federale che è durato meno di 4 anni. E poi l'ente successivo, il piano Marshall, è durato, Mutual Security Agency, è durato solo 3-4 anni. Questo è il modo di fare degli americani. E ogni ente crea il suo proprio archivio e lo deposita negli archivi nazionali intatto, più o meno intatto, meno nel caso, più nel caso dei militari, meno nel caso dei civili, e lo lascia, lo trasferisce più o meno com'è, nelle mani degli archivi nazionali. E lì hai bisogno di un archivista che conosce lui o lei quel particolare archivio, perché l'ha esaminato, l'ha aperto al pubblico, eccetera, lui o lei, e ti presenti, ti fa una guida, ti fa da guida. Così ho conosciuto Jim Miller, che Jim Miller è un archivista negli archivi nazionali, che dopo è diventato un storico di storico di Stato, nel Dipartimento di Stato, però era uno molto interessato alle questioni italiane, e poi è diventato un co-ricercatore, è un grandissimo aiuto negli archivi americani proprio sulle questioni della guerra in Italia. E mi ha facilitato tutti quanti che sono andati là studiando le cose italiane, che erano parecchie in quell'epoca, anni 70-80. E lui è un amico permanente, un amico permanente, viene spesso in Italia. Ormai i suoi interessi sono tutti il Mediterraneo, però ha sempre mantenuto, soprattutto in quell'epoca lì, era molto molto coinvolto nelle ricerche sulla guerra, la guerra in Italia. Ultimo punto su questo è che di quell'epoca lì sono venuti fuori 2 o 3 libri molto significativi, basati su vari tipi di ricerca. Due inglesi in particolare hanno lasciato un segno che cambia moltissime cose. Uno è Roger Absalom. Roger Absalom, storico sociale, antropologico quasi, è stato il grande pioniere della ricerca dei rapporti tra ex prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento dopo l'8 settembre e poi che sono stati sostenuti, salvati, aiutati e protetti dalla gente delle campagne del nord Italia. E questa è una ricerca assolutamente straordinaria, che lui ha inserito, volendo, ogni tanto anche in una ricerca più larga di dimensione politica militare e così via. Il secondo, che non ha avuto il riconoscimento che merita, anche perché non parla italiano, è David Stafford. E David Stafford è la prima persona che è riuscita a scrivere la storia ufficiale delle missioni alleate in Italia, che erano diretti di questo Special Operations Executive a Londra, che era quel ramo dei corpi militari che si occupava di sostenere la resistenza dietro le linee ovunque in Europa, e in Italia si chiamava Special Force, e ha mandato al nord una serie di missioni per in qualche modo guidare le bande della resistenza. Il loro ruolo è stato molto controverso, all'epoca erano accusate di aver soppresso l'impulso rivoluzionario delle sinistre. Altri erano molto meno polemiche e controverse e hanno fatto notare che in qualche modo cercavano di garantire una continuità di ordine sotto l'apice dell'accordo di dicembre 1944 tra comandi alleati e Cellini d'Italia per garantire la continuità di legge e ordine dopo l'uscita dei tedeschi. E come Gianni ripetutamente fa notare, questa questione dell'uscita dei tedeschi preoccupava gli alleati enormemente per quello che poteva succedere, questo vuoto di potere. E la questione è rimasta controversa per moltissimi, ma moltissimi, molto di più che non in altri paesi dell'Europa. The Special Force ha permesso a Stafford di avere accesso ai suoi archivi solo 10-15 anni fa.
e il suo libro è uscito nel 2011, Storia ufficiale del Special Force, delle missioni alleate in Italia. E no, questa non ha avuto assolutamente l'attenzione che avrebbe meritato. Non è l'unico libro che ha scritto, perché ha scritto uno molto più drammatico, molto più umano, il libro suo si chiama Endgame, che era varie esperienze, storie, vari protagonisti della fine della guerra in Italia. Purtroppo il suo metodo, il suo linguaggio e il suo approccio non collima bene con come si studiano queste cose in Italia. Quindi quando lo abbiamo portato a Torino nel 2005, non è stato un grande successo, non c'è stato dialogo, lui è rimasto male, lo so. E comunque quelli sono quelli in particolare per quanto riguarda i resistenti alleati, sarebbe una cosa da ristudiare, da rifare utilizzando questi strumenti. E che altro volevo dire su questo? Sì, no, l'ultima cosa che voglio dire è questo, che c'è la tendenza in certi ambienti di credere che, avendo gli alleati tutto il potere, potevano fare quello che volevano. Se le cose sono andate in un determinato modo è perché gli alleati l'hanno voluto che andassero in quel modo lì, soprattutto il blocco sul fronte gotico nel 44. No, non è stato così. Mancanza di capacità, mancanza di risorse, mancanza di forze, la resistenza, lo straordinario vantaggio tattico dei nazisti e la loro capacità di fare guerra, è quello che ha bloccato gli alleati. Allora ci sono quelli che dicono: ma la resistenza avrebbe potuto fare la differenza se fosse stato mobilitato in modo giusto. Ci sono certi momenti, come Gianni fa capire, quando questo è successo, momenti tattici ovviamente, ma non c'era nessun modo in cui la resistenza avrebbe potuto essere organizzata attraverso tutta la linea gotica, coordinata, mobilitata in modo permanente, alimentata in tutti i sensi per fare la differenza tra il 44 e il 45, tra finire la guerra in quel momento e poi dover aspettare. Ci sono quelli che hanno forti sospetti su questo mancato sostegno della resistenza in questa situazione. È vero che i comandi alleati erano divisi sull'utilità della resistenza, come dice Gianni a un certo punto, la resistenza è vista come necessaria ma temibile ma necessaria. E tutto il discorso sul sostegno dei lanci è stato discusso a lungo su questa questione, se li hanno sostenuti in modo giusto o non giusto. Un certo cinismo c'era in molti ambienti, per non parlare di quel che c'era a Londra. E la guerra stava per finire comunque. Non bisognava pregiudicare assolutamente quello che poteva venire dopo. E nel caso inglese c'era sempre l'idea di rifiutare in pratica, sul piano politico, la differenza tra l'Italia fascista e l'Italia antifascista. Perché? Perché la differenza avrebbe condizionato la discussione, la trattativa fondamentale di cui Gianni non parla stranamente, che è la discussione sul trattato di pace, la resa dei conti, voluta da tutti, dai greci fino ai francesi, compreso jugoslavi, compreso russi, compreso austriaci, compreso francesi, ovviamente, tutti volevano la resa dei conti e in primo luogo gli inglesi. E quindi questa resa dei conti non doveva essere condizionata in un modo da un bilancio a favore, qualche fondo di credito a favore dell'Italia. Tuttora persiste questa idea, l'italiano ha cambiato parte, e quando hanno visto che stavano perdendo hanno cambiato il parte e sono venuti da noi. No, ma la vedi ovunque, anche adesso, nella stampa, nei media, quando si parla di guerra in Italia, questo è preso per scontato. L'Italia fascista ha fatto una resa senza condizioni.
affermato una resa senza condizione, anzi ha affermato due versioni di resa senza condizione, l'Italia fascista, l'Italia statale. A quel punto gli alleati hanno detto: non potete uscire dalla guerra, voi dovete uscire a aiutare noi, non potete semplicemente sedersi ai fianchi, guardate mentre noi facciamo fuori i nazisti da questo paese. No, qualcosa dovete fare anche voi, dovete anche partecipare. Scusa David, possiamo magari lasciare spazio agli altri, poi magari riprendiamo. Scusa, sto esagerando, scusate. E quindi è molto interessante, ma come abbiamo concludo con questa nota e concludo con questa nota, ma questo ha condizionato tutta la discussione generale in Inghilterra fino a giorni nostri. Questo è il contributo di Gianni, assolutamente unico e eccezionale. Bene, molte grazie. Speriamo che ci siano altre occasioni per confrontarsi col professor Redwood, perché appunto il tema del portale ce l'ha praticamente lanciato, ricordando Absalom e Stafford, perché appunto gli ex prigionieri e le missioni alleate sono tra i temi che abbiamo messo al centro di questo nuovo progetto. E proprio parlando di questo, do la parola a Nicola Cacciatore, che si è occupato delle missioni inglesi nella Resistenza, e ricordo tra l'altro anche il suo bel blog Racconti dal Nascondiglio, che è il suo podcast che riprende proprio questi temi delle missioni alleate. A te Nicola. Sì, grazie mille. È sempre un piacere essere parte di un'iniziativa del pari, e per qualcuno come me che ha fatto il suo dottorato sui rapporti italo-alleati è sicuramente una posizione interessante, diciamo così, stare qui a presentare un libro di Gianni Perona. Quindi io cercherò di essere breve, perché molto è già stato detto e non penso di dovervi annoiare ripetendo cose già dette meglio da altri. In ogni caso, il libro è una raccolta, per l'appunto, l'abbiamo detto molte volte, di testi scritti in un lasso di tempo piuttosto ampio, che va da circa metà degli anni 70 fino essenzialmente all'altro ieri. L'introduzione in particolare è molto recente. E fin dal titolo, insomma, uno dei temi centrali, il tema che più balza all'occhio, è quello appunto dei rapporti tra gli alleati e la Resistenza, che è un rapporto che si declina sia nei rapporti tra le forze militari, la Resistenza armata, ma anche, è già stato detto, i problemi economici, tutti i problemi della disarmo dei partigiani, la loro reintroduzione alla vita civile e tutti i problemi che dovete affrontare l'Allied Military Government, il governo militare alleato, che era l'istituzione, diciamo così, che prendeva il controllo del territorio per amministrarlo mano a mano che questi territori venivano liberati dagli eserciti alleati che risalivano la penisola. E questo dei rapporti tra gli alleati e la Resistenza è un filone di ricerca che ha sempre avuto un certo rilievo, ed è un filone di ricerca che, mi pare di poter dire, ha ripreso vigore negli ultimi anni. Molto recente la pubblicazione del volume di Ranzato sulla liberazione di Roma, sulla Resistenza urbana e i suoi rapporti con gli alleati, ed è un filone che cerca di collocare la Resistenza italiana, la guerra in Italia, nel più ampio contesto internazionale della Seconda Guerra Mondiale, cercando appunto di ogni volta contestualizzare, spiegare, interpretare le varie mosse degli alleati sullo scacchiere strategico italiano all'interno dello scacchiere mondiale. E ha anche spesso un approccio transnazionale, che tutti i temi questi presenti all'interno del volume. Io adesso non farò l'elenco dell'indice dei testi perché non mi sembra il caso, però giusto per citarne qualcuno, l'insurrezione di Torino dal punto di vista transnazionale, confrontata con l'insurrezione di Varsavia, e secondo me è un testo molto interessante, e questa analisi ricorre due volte nel testo, in due testi che sono divisi tra loro da 30 anni di ricerca, perché uno è del 75 e l'altro è del 2005, e quindi oltre al confronto in sé all'interno dei due saggi tra Torino e Varsavia, è molto interessante anche il confronto tra i due testi veri e propri. E poi ci sono una serie di testi
dedicati alla resistenza a Biella, alla resistenza in Toscana, nella resistenza nel biellese, dovrei dire, la resistenza in Toscana, ma anche più generali sul ruolo delle bande all'interno della strategia alleata e appunto il problema dell'insurrezione che tanto aveva preoccupato i comandi alleati per via appunto di questi vuoti di potere che citava prima il professor Elwood, che potevano tradursi sia in spinte rivoluzionarie che comunque in disordini che gli alleati per ovvie ragioni non volevano tollerare. E questo è il primo fil rouge che collega i testi del volume. E ce n'è poi un secondo che secondo me è più interessante forse, che è quello della ricerca storica, la ricerca archivistica e il continuo rimodellarsi della ricostruzione dell'interpretazione storica mano a mano che nuovi archivi, nuovi documenti vengono aperti e lo storico può così avere nuove pezze d'appoggio per formulare nuove ipotesi o rivederne delle vecchie. Abbiamo detto l'apertura degli archivi, soprattutto quelli del Public Record Office nel 1972, iniettò tutto questo materiale per gli storici, perché conteneva gli archivi del Ministero degli Esteri, il Foreign Office, del Ministero della Guerra, il War Office e vari altri ministeri. E non è un caso se poi a metà degli anni 70 uscirono volumi come quello di Elena Garossi o di Massimo De Leonardis, che nel bene e nel male sono stati capisaldi dell'analisi dei rapporti italo-alleati. E mi sembra che all'interno del volume si possa seguire una certa partizione cronologica dei testi e si possa quindi seguire lo svilupparsi delle ricostruzioni attraverso la sistematizzazione di questi archivi che vengono aperti. In particolare il terzo capitolo, diciamo così, del volume è di fatto un momento di riflessione all'inizio degli anni Ottanta sui nuovi studi e ricerche determinati da questo mare magnum di materiale archivistico che si ha. E questo filo conduttore del tema della ricerca e della rimodulazione dell'interpretazione, secondo me, trova una conclusione molto pregnante nell'ultimo saggio, dedicato appunto ai silenzi nella storia, ai silenzi degli storici, ai silenzi delle fonti, e che questa conclusione, insieme all'introduzione molto autoriflessiva, in cui Perona riflette su quelli che sono alla fine quasi 50 anni di ricerca su questo tema, fornisce un po' la cornice, diremmo in maniera un po' forse boccaccesca, di questa raccolta di testi. E quindi in questo volume si possono seguire tanto le vicissitudini dei personaggi descritti, delle istituzioni, dei partigiani, degli alleati, eccetera, eccetera, quanto anche le vicissitudini della ricostruzione storica, se si presta attenzione, insomma, a questo tema che scorre all'interno del volume. E questo secondo me è il punto più interessante del volume ed è il punto più forte del volume. E ironicamente è anche forse un punto di debolezza. E qui dico ironicamente senza alcuna accezione negativa, perché mi sembra che questa debolezza alla fine in un certo modo faccia tutto il giro e rispunti dall'altra parte rinforzando questo tema della ricerca storica. Perché ci sono dei passaggi in alcuni saggi, soprattutto quelli degli anni 70 e degli anni 80, che alla luce dei nuovi documenti che sono emersi dagli archivi, che sono stati aperti più di recente, appaiono un po' datati. In particolare, giusto per fare un esempio, perché non voglio cominciare a parlare delle missioni, perché Mirko lo sa, quando comincio non mi fermo più, però per quanto riguarda l'apertura degli archivi dell'SOE, dello Special Operation Executive, questo ramo appunto, come ha detto David Elwood, dei servizi segreti britannici che Churchill aveva incaricato in maniera roboante, ora andate e date fuoco all'Europa, set Europe ablaze, che poi in realtà a livello di risultati sono più modesti, diciamo, ma insomma l'impegno c'era. L'apertura di questi archivi ci permette di guardare ad alcune considerazioni che sono fatte anche nel volume in maniera diversa. Per esempio, in uno dei testi degli anni 80 viene menzionato l'incontro tra
o perlomeno viene menzionato en passant, il rapporto tra la missione britannica Cherokee in Piemonte, guidata dal maggiore Alastair MacDonald, e Pedro, che è Pietro Ferreira. Per puro caso, mentre stavo leggendo questo volume, stavo anche leggendo i documenti della missione Cherokee e della missione M6, che è una delle sottomissioni della Cherokee. Non sarò qui a fare tutto, a raccontare tutta la storia. In ogni modo, come Ferreira presenta sé nei suoi diari e come invece questo rapporto viene presentato da MacDonald nel suo rapporto, sono essenzialmente due cose completamente diverse. E quindi leggere questo testo, leggere questo passaggio, perché poi è una cosa veramente en passant, di Perona, porta a riflettere ancora una volta su questa continua necessità di rimodellare la propria interpretazione seguendo i documenti che mano a mano emergono, che può sembrare, diciamo così, una banalità, però è una cosa che come storici dovremmo ricordarci sempre. È un messaggio importante. Ogni ricostruzione alla fine dei conti è per sua natura incompleta e quindi è soggetta a questi silenzi di cui l'ultimo saggio fa una così puntuale analisi. E quindi io concludo cercando di portare un attimo, di dare un attimo di coerenza a questo mio discorso. Quello che ne risulta è un testo incredibilmente sfaccettato. È un testo sfaccettato sia nella sua componente che riguarda i rapporti tra gli alleati e gli italiani, perché interseca piani diversi, il piccolo col grande, il locale col globale, e i piani economici con quelli militari, ma è anche un testo incredibilmente sfaccettato nel suo sviluppo interpretativo, nel suo rapporto con il materiale documentario e quello che si può fare partendo da questo testo. Io, se posso dire, se avessi avuto questo testo a disposizione mentre facevo il dottorato, mi avrebbe risparmiato un sacco di fatica, perché dal punto di vista bibliografico è estremamente comodo, e questo è sicuramente un valore aggiunto di questo testo. Quindi io mi sento di poter dire, e qui concludo, che anche nei suoi difetti comprensibili dell'Aesto, perché è un lavoro di ricostruzione, questo è un volume estremamente interessante, e più che nel suo aspetto dei rapporti tra gli alleati e l'Italia, secondo me è interessante proprio per questo ricordarci di come si fa ricerca storica. Ecco. Grazie molte, Nicola. Chiedo ancora un po' di pazienza a John, che ci sta ascoltando da un po', ma arriveremo anche al portale tra breve. E intanto do la parola molto volentieri a Nicola Labanca per una sua lettura di questo volume. Sì, vi ringrazio. Non nascondo che per me è difficile parlare. Ecco, un po' dell'emozione che ci ha trasmesso sia Claudio sia Ersilia sono in parte anche le mie. Io sono un torinese a distanza, un torinese per corrispondenza nel senso affettiva, avendo avuto a Torino un rapporto con la Fondazione Einaudi prima, poi con il dottorato. Poi, diciamo, come qualcuno di voi sa, ho continuato a avere qualche rapporto con Torino. Ecco, insomma, non mi sono mai staccato da questa città. E quindi Perona me lo ricordo un po' anche nel dottorato, non tantissimo, però me lo ricordo. E poi, ovviamente, Perona è stato l'istituto per buona parte, anche se da Firenze io mi sono accostato agli istituti un po' prima di intravedere Perona, cioè alla seconda metà degli anni 70. È difficile parlare, ho scelto di parlare per ultimo, sapevo benissimo che David aveva enormi quantità di cose da dire e ho suggerito che parlasse per primo, e dico che sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto e anche sulle prospettive future che ha indicato, cioè tornare sugli archivi per vedere cosa nel frattempo è uscito. Grazie Nicola, grazie tantissimo. E poter giudicare quindi la storiografia che è uscita sulla base di queste nuove scoperte.
è evidente che al giorno d'oggi Gianni Perona avrebbe avuto vita difficile. Lui stesso ammette nella prima pagina, con un senso straordinario tra l'umorismo e la sensibilità, di essere stato un tenace scavatore e descrittore di archivi, ma uno storico esitante a tentare di ricavarne una qualche monografia sintetica. E non so se questo gli pesasse o non gli pesasse, di non aver fatto il libro, dopo averne fatto in realtà e aver partecipato a tanti. E questo non ce l'ha mai detto, però è chiaro che lui lo sentiva e lo ha scritto. E oggi uno studioso del tipo che è stato descritto sino adesso non sarebbe possibile dentro l'università. Verrebbe espulso, diciamo così, e questo dà l'idea di che razza di università stiamo vivendo, diciamo, nel bene e nel male. Poi a lui devo anche, credo se non vado errato, a lui e ad altri insieme a lui, non so, la nomina nel Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale ormai qualche tempo fa, credo nei primi anni 2000 se non vado errato. E mentre avevo avuto un qualche rapporto sempre con l'Istituto di Firenze, questo mi aprì anche un rapporto con l'Istituto di Milano, col Nazionale, con cui avevo già contatti, eccetera. E da lì, diciamo, per sfortuna dell'Istituto ancora non sono riusciti a schiodarmi, vedrò se riesco a farlo da solo, diciamo così. Quello che ripensare a questo volume e quindi inevitabilmente ripensare a Gianni Perona mi ha convinto ulteriormente e che la storia dell'Istituto Nazionale e la storia della rete degli istituti è la storia di un gruppo composito che ha trovato nei migliori dei casi un punto di equilibrio, qualche volta non l'ha trovato. Sarei contrario ad una vulgata di unanimità e di continuità. Ci sono state discussioni. E sicuramente negli anni che avete ricordato, Gianni Perona è stato una presenza importante in questa realtà, è stata una presenza di primo rilievo. Il libro riassume un percorso, anche qui io non so niente, io ho ricevuto il volume, non sapevo nemmeno che era uscito, non sapevo che lui ci avesse pensato. Avevo visto il volume in onore fattogli dall'Istituto di Lingue, che è un volume straordinario, un volume di viaggi, un volume di letteratura di viaggi, diciamo così. E lui effettivamente viaggiava negli archivi, nella bibliografia e così via. Riassume un percorso, contiene, come è stato già ricordato, 10 saggi. Se non ho fatto male i conti, 2 sono degli anni 70, a partire dal 75, dopo il volume giustamente ricordato su Biella da Ersilia, 3 degli anni 80, 2 degli anni 90 e 3 degli anni 2000 sino al 2009. Nel 2011 Gianni Perona lasciava le cariche dell'istituto, temporaneamente sostituito con grande generosità da Claudio, e poi è andata purtroppo com'è. Se voi guardate l'immagine che esce dal Servizio Bibliotecario Nazionale, dai cataloghi, dall'OPAC di SBN IQ, e cercate Gianni Perona, trovate un'enorme quantità di titoli, cosa che contrasta con la sua autodefinizione. Per 2 ragioni, una in parte spiegata, è stata già spiegata da Claudio, e cioè che in realtà Gianni Perona ha scritto molti più articoli e interventi a convegni eccetera di quanti qui sono raccolti, e compare per le bizzarrie del Servizio Bibliotecario Nazionale come autore, come correlatore, come relatore di un'enorme quantità di tesi. Discusse a Lingue, appunto, nel suo dipartimento, ma a centinaia, 150 mi pare, cioè più di 100, che non sono certo tutte le tesi che ha seguito, ne danno molte di più, però e poiché io credo che ogni docente, se fa le cose seriamente, sono sicuro che Gianni Perona le facesse, nelle tesi ci lascia sempre un po' di se stesso,
Io penso che se uno dovesse fare una biografia di Gianni Perona dovrebbe tener conto di tutti gli argomenti di tesi che ha seguito, che spesso erano suggeriti dai ragazzi, di solito, però altre volte era, posso supporre, il docente che lo suggeriva, e troverete una enorme quantità di temi che secondo me andrebbe tenuta conto. Dei 10 saggi, per la verità, sono solamente i primi dei primi anni, quelli basati su fonti e su ricerche dirette di fonti documentari. Le altre sono più rielaborazioni, sono riflessioni, sono interpretazioni, rassegne critiche, interventi, pensieri, che sono molto importanti. Non voglio seguire, e potrei annoiarvi entrando nelle cose più tecniche dello storico militare, tenendo conto che questi sono testi, soprattutto, ripeto, i primi degli anni 70 e 80, e poi la storiografia è andata molto più avanti. Però a quel tempo effettivamente non c'erano le grandi sintesi anche di storia ufficiale che poi ci sono state, e quindi in questo senso hanno molto valore gli studi di Gianni Perona, ripeto, soprattutto i primi, perché non c'erano, non so, la rassegna di Hinsley sul teatro mediterraneo, non c'erano gli studi sui servizi segreti che poi dopo ci sono stati, Christopher Andrew era tutto non esisteva, ma anche semplicemente gli studi sul SOE hanno conosciuto negli anni successivi grandi avanzamenti. Quindi sono molto importanti. Se dovessi provare ho cercato di fare una sintesi, no? del senso di questi saggi diversi, su temi diversi, in tempi diversi, è che la resistenza ha un valore per gli alleati, per gli anglo-statunitensi. Un valore che gli alleati prendono in stretta considerazione e con timore. Più spesso direi che c'è un po', pur essendo due anime gemelle, come diceva David, forse nei libri di David, negli interventi di David, c'è più un accento sul controllo, mentre invece in questi saggi di Gianni Perona troviamo il valore, sottolineato il valore che che la resistenza poteva avere nei confronti degli alleati. Ovviamente oggi leggiamo tutte queste vicende da un'altra chiave e con più conoscenze che allora non potevano esserci. La sintesi di Olivier Viviorca, che è pure un francese, non è quindi né italiano né inglese, e che non ha studiato il caso italiano perché non parla l'italiano, però ci dà un quadro anche un po' avanzato rispetto a molti studi singoli o sul versante britannico o sul versante statunitense. Devo dire, purtroppo, dopo questi interventi di Perona e di Elwood, un'altra storiografia, tutta diversa come impostazione, come taglio, come giudizio, su questi temi si è affermata, senza che nessuno la contrastasse seriamente, senza nessuno, diciamo, la discutesse seriamente, perché può essere discussa. E appunto i volumi di Massimo De Leonardis e anche di Tommaso Piffer danno su queste vicende un taglio, in fondo, che si richiama all'interpretazione di fondo di Agarossi, ecco, di Elena Agarossi, che per cui all'8 settembre l'Italia è un paese allo sbando, era un paese finito. Elena Agarossi non è stata molto d'accordo con Ernesto Galli della Loggia quando egli ha parlato di morte della patria, però un po' c'è anche in quel libro. E quindi si è sviluppata questa interpretazione di fondo, per cui la resistenza è poca roba. Ecco, credo che Gianni Perona abbia letto questi testi man mano che uscivano, mi immagino che la sua biblioteca sia stata sconfinata, e posso pensare che non fosse d'accordo. Devo dire che il volume mi ha appunto confermato alcune cose di Gianni, alcune cose mi ha sorpreso. Più cose mi ha sorpreso veramente il volume, perché io mi sarei aspettato invece un testo, se lui l'avesse fatto, sulla Francia.
scherzosamente ci ammorbava di Francia quando parlavamo, eh? E quindi me lo sarei immaginato più sui rapporti tra Italia e Francia che tra Italia e Gran Bretagna, ma c'è un senso anche in questa sua scelta. Sulla letteratura, come è stato detto, sugli autonomi, mentre gli altri studiavano i Garibaldini e le Matteotti, e poi grazie anche a Gianni Perone che abbiamo un volume importante, grazie all'istituto ovviamente, tardivo, ma è arrivato, sugli autonomi. Certo, gli autonomi visti dal Piemonte. Guido Qualza aveva combattuto in una formazione di autonomi. E così, insomma. Però, certo, in Toscana c'erano altri autonomi. Oppure mi sarei aspettato qualcosa sul Piemonte, nel senso di porre a sintesi quell'enorme cosa che è il suo grande, forse il più grande contributo, questo impegno pionieristico nell'utilizzo dell'informatica applicata alla scienza storica, e quindi le basi dati che lui, insieme a Claudio, insieme a altri, insieme a Silvia, che è stata una straordinaria direttrice dell'istituto, ci fossero stati tanti direttori così, e questo ha fatto molto la differenza dell'istituto piemontese rispetto ad altri istituti della rete nazionale. Certo, Piemonte, Torino, l'università, Bobbio, l'azionismo, ci mancherebbe altro. Però se non ci fosse stato un Ubicon System, tutte queste cose avrebbero potuto andare. Nel volume troviamo un'enorme quantità di frammenti originali, di spunti interessanti, intelligenti. Per esempio, è stato già ricordato, ma me l'ero scritto, lo voglio ridire, l'importanza di leggere quando lui contribuì alla storia della resistenza in Toscana di Marco Palla, che fu un progetto un po', con Marco ci abbiamo sempre scherzato, un progetto un po' di congiuntura, di coincidenze, diciamo, andava fatto e bisognava farlo per forza. E qualcuno, però insomma, lui, pur in questa occasione, diciamo, di congiuntura, pur non avendo studiato le cose toscane quanto hanno fatto i toscani, suggerì alcune cose importanti, come leggere i testi inglesi, leggere i testi tedeschi che Giovanni Verni probabilmente lo aiutava a leggere. E poi tante riflessioni qua e là, diciamo così. La geografia del Piemonte, della Resistenza, che non è una geografia contemporanea novecentesca, ma è una geografia settecentesca. Quindi senza Novara, oppure i nomi delle istituzioni che cambiano dentro, cioè quando arriva la resistenza si cambiano i nominativi di chi occupava i posti, ma non si cambiano le istituzioni. Non c'è citato Pavone, ma è Pavone in qualche modo, c'è una coincidenza sulla continuità dello Stato. C'è qualche frecciata numerosa sulle brigate Garibaldi, sui GAP, che sono definiti, sono stati studiati come un'ideologia, in realtà sono un'emergenza connotata da ideologia. Non so se ecco Santopelli sarebbe stato d'accordo, forse no, però diciamo così, sono tutti spunti che fanno riflettere, fanno pensare. E poi di fondo, ripeto, la sprovincializzazione delle vecchie discussioni, è una frase che lui tira fuori parlando di Varsavia, e questa sprovincializzazione lui, ripeto, ci ammorbava di leggere, consigliare, si parlava di una cosa e arrivava con una lettura nuova. E poi alla fine la riflessione in francese sui dubbi e le autocensure dello storico del 1995. Ecco, mi fa pensare che lui aveva queste cose in mente nel 95, quando poi 3 anni dopo prendeva un ruolo importante dentro l'istituto, dopo e insieme a una, in un contesto che io ho chiamato, quando mi era stato chiesto di riflettere un po' sulla storia dell'istituto, una crisi di comunità. Una crisi di comunità che c'è negli anni 90 e che non possiamo nascondere, e che ci farebbe bene studiare e riflettere. C'è una crisi di comunità in quegli anni. Le difficoltà che anche Claudio ci ha ricordato oggi sui 10 anni difficili, lui scrisse questa cosa sull'istituto, in cui, cioè, che si apriva con una frase, come dire, riflettendo su quei 10 anni,
lui diceva c'è un'immagine positiva all'istituto perché siamo rimasti in piedi, non siamo andati a sbattere, come ci ha detto anche oggi. Però io cito Claudio Della Valle, accanto a questa immagine positiva c'è un'immagine problematica, acuita dall'impasse degli ultimi tempi per cui si registrano difficoltà in tutti i settori. Questo è quello che è l'istituto quando Gianni lo lascia, e dà l'idea della complessità della situazione, enorme complessità della situazione che egli dovette affrontare, egli e tutti gli organi dirigenti. E allora dicevo, questa crisi di comunità c'è già negli anni 90, e nasce prima, quando Gianni è ancora a Torino, e quando si vede che Quazza sta deperendo. Tutti coloro che ho intervistato per chiarirmi un po' le idee sull'istituto mi spiegano che già nel 93-94 ci sono incontri di persone dal massimo livello degli istituti che si rendono conto delle difficoltà, come dire, di Quazza, e si pongono il problema: che facciamo con Quazza? Ecco, poi Quazza muore nel 96 e quindi c'è la necessità con urgenza di porre in atto, e c'è un'unica soluzione, perché tutti gli altri si defilano nella comunità, tutti gli altri si defilano e lasciano andare avanti il povero Giorgio Rocià, che noi sappiamo con quale difficoltà ha tenuto quei 4 anni, nei primi 2 anni con un consenso, e durante quei primi 2 anni si creano quelle tensioni a cui ha fatto riferimento Claudio, e che portano Gianni Perona alla direzione amministrativa con uno scontro enorme con il presidente, e gli ultimi 2 anni sono una guerriglia reciproca, forse più da una parte che dall'altra, e la fine del quadriennio, diciamo così, lascia il campo macerie, perché la soluzione Laiolo per 2 anni è complessa e porta a quel rischio enorme che ci ha ricordato Claudio Della Valle. E poi c'è la presa di assunzione di responsabilità, e quindi i 10 anni, che però, attenzione, non avrebbero potuto esistere se non ci fosse stato Scalfaro. Questo con un'enorme sincerità intellettuale dobbiamo dirci, non sarebbe stato possibile, il Sud sarebbe già morto in quegli anni, se non ci fosse stato Scalfaro, la sua capacità di intercettare risorse e di destinarle all'istituto, perché le risorse della Compagnia San Paolo che andavano alla scuola, che era un progetto discusso, non tutti erano d'accordo, venivano consumate dalla scuola e quindi non lasciavano all'istituto grandi quantità di risorse. Se non ci fosse stato Scalfaro, l'istituto era chiuso. Ecco, e la crisi di comunità poi è continuata, e non sto qui a sottolineare. Questo volume è interessante perché ci riporta un personaggio, un protagonista di questa vita travagliata negli anni 90, negli anni 2000, come forse non avrebbe potuto non essere dopo la fine della Guerra Fredda, la caduta delle grandi interpretazioni, la caduta delle ideologie, e quella crisi di comunità che credo sia importante. Anni difficili quei 10 anni, certo, ma erano stati anni difficili anche i 10 anni precedenti, tra le difficoltà del nazionale, gli scontri tra il nazionale e i locali, la morte di Quazza, la morte improvvisa di Legnani. Se Massimo Legnani non fosse morto, ci sarebbe stata un'altra storia, probabilmente. E finisco dicendo questo. Gianni Perona è stato sicuramente una persona di grande rilievo, di grande generosità umana con gli studenti, molto puntiglioso nelle discussioni. Abbiamo discusso con Gianni quando, ad esempio, il comitato scientifico gli diceva: ma forse c'è qualcosa da correggere. E se non ci fosse stato Claudio Della Valle insieme a Gianni Perona, molte cose forse non sarebbe stato possibile farlo. Io li ho sempre pensati insieme. Se due anime gemelle si sono autodefinite David con Gianni, nella mia immagine erano invece Gianni e Claudio, proprio assolutamente non era possibile nella mia mente separarli, diciamo così. Quando si discuteva con lui aveva sempre qualcosa da aggiungere,
era piacevole, era, si imparava sempre, come ha detto Claudio, qualche volta era irritante. C'era sempre una cosa in più, ti portava sempre dall'altra parte, ti portava anche fuori dal seminato di cui si stava discutendo, cioè, e andava per la Francia, andava per gli Stati Uniti, e insomma, diciamo così, la sua doveva essere l'ultima parola, e la era, sia perché ne aveva una in più, sia perché poi desistevamo dal discutere, non era possibile. Nella sua introduzione a questo volume io ho trovato molto di Gianni Perone, con queste grandi, l'introduzione, quelle poche pagine, con grandi affermazioni, con affermazioni importanti storiograficamente, con polemiche. Io non so com'era Torino, perché essendo io un torinese, diciamo da lontano, per corrispondenza, non so, ma penso che qualche polemica forse fosse anche capace di farla. E certo, queste cose che io dicevo a Gianni, quando si discuteva in comitato scientifico, quando mi capitava un'occasione, che quindi non sono nuove, ecco, e non sarebbero state nuove, credo che sia opportuno dirle anche in questo momento, con la sincerità, l'affetto e la schiettezza che deve esserci in una comunità. Se non c'è quella, è finita. Se non c'è quella, è finita. Un libro, direi, dentro ci sono molti saggi, molti spunti, c'è l'immagine dell'Istituto Nazionale come servizio ad una comunità più grande dell'Istituto Nazionale. È un'altra generazione, era un uomo di un'altra generazione, sia pur per pochi anni, diciamo, c'erano in fondo pochi anni tra altri come Legnani, Rochat e lui, e pochi anni tra lui e noi, diciamo così, non tanti. Però un'altra generazione, un carattere in questo gruppo molto composito, in questa comunità che nel migliore dei casi riusciva a stare assieme, e quando stava assieme produceva cose buone. Quando la crisi di comunità ha preso il sopravvento è stato più difficile, credo, andare avanti. Quindi ringrazio chi mi ha coinvolto in questa lettura di un volume che mi ha riportato una persona che non c'è più, e nei confronti dei quali e di cui mi è molto difficile parlare, come penso si sia capito, e di nuovo grazie. Grazie Nicola. Siccome è tardi, io riduco il mio intervento solamente a due cose. La prima cosa che vorrei sottolineare di questo libro è l'attenzione per le zone di confine del territorio italiano. Oggi si parla tanto di storia transnazionale, come ha detto prima anche Nicola Cacciatore, e qui la storia transnazionale c'era già. C'era, dice Nicola, la banca, non c'è la Francia. La Francia c'è parecchio invece, perché l'operazione Sinders di cui si parla non si può fare in Francia di fatto, no? Quindi è molto interessante questo approccio precocemente transnazionale, diciamo così. E secondariamente volevo dire che per uno storico che si occupa di resistenza senza avere competenze specifiche su questo tema dei rapporti con gli alleati, è incredibile vedere come dalle analisi di Gianni Perona si traggono nuovi punti di vista su alcuni grandi fenomeni della resistenza. Dal mio punto di vista abbastanza sorprendentemente. Ci sono in queste pagine cose molto interessanti per rileggere gli scioperi del marzo del 43 che spaventano molto gli alleati. Ci sono pagine molto interessanti sulle zone libere dell'estate del 44. C'è una rilettura, direi, molto originale delle conseguenze del proclama Alexander. C'è una spiegazione che, come diceva Nicola, Perona un po' polemizza su questo nell'introduzione, di quanto è importante che gli alleati spostino la loro attenzione dalla costa tirrenica a quella adriatica per sfondare la linea gotica e trasformino così tutte le infrastrutture dell'Italia centrale. Insomma, molti spunti generali anche al di là della questione del rapporto con gli alleati, secondo me. Ma non vado oltre perché dobbiamo anche presentare il nostro portale alleati, che ci farà parlare di queste cose di cui abbiamo parlato stasera per i prossimi 10 anni, spero, perché diciamo si tratta di un progetto molto ambizioso. Si tratta cioè, e ringrazio tutti i membri del gruppo di lavoro che tra l'altro sono qui con noi stasera, anche se non avranno la possibilità di parlare più di tanto, vista l'ora, volevo ricordare che il progetto nasce dall'idea di costruire una piattaforma in cui inserire una serie di database tematici che riguardano vari aspetti della presenza alleata in Italia
prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Partiremo col primo capitolo trattando del tema già evocato dei prigionieri alleati, liberati, delle loro traiettorie, degli aiuti che ricevono dalla popolazione, del loro impegno nella resistenza. E su questo abbiamo incrociato il lavoro ormai ventennale del Monte San Martino Trust, qui rappresentato da John Simpkins, a cui tra breve darò la parola. Gli altri capitoli che abbiamo in previsione riguardano le missioni alleate di cui si è parlato, i bombardamenti alleati, il governo militare alleato e anche i luoghi della memoria alleata nell'Italia di oggi. Ecco, di questo, ripeto, avremo modo di parlare sia dentro la rete degli istituti che con tutti gli studiosi e le istituzioni interessate per i prossimi anni, ma visto che partiamo grazie al sostegno del Monte San Martino Trust, darei la parola a John Simpkins per un saluto e per raccontarci che cosa fa il Monte San Martino Trust. Buonasera a tutti e grazie dell'invito di salutarvi oggi e grazie anche all'Istituto Pari per aver lanciato il nostro progetto comune, cioè il nuovo portale, durante questa iniziativa, questa presentazione assai interessante. Gli studi di Gianni Parona che puntano sui rapporti tra gli alleati e la resistenza sono davvero un contesto perfetto. La missione principale del Monte San Martino Trust è stata quella sempre di consegnare le borse di studio in Inghilterra ai giovani italiani per riconoscere il coraggio delle tante famiglie italiane, per la grande parte di contadini, che hanno dato rifugio ai prigionieri alleati in fuga dopo l'8 settembre 1943. Ma recentemente ci siamo focalizzati anche sulla ricerca di questi avvenimenti. Così è nato il nostro accordo con l'Istituto Nazionale Ferruccio Pari, esperto in questo campo. Per dare un esempio, noi al San Martino Trust abbiamo creato un archivio digitale che contiene tanti ricordi dei ex prigionieri stessi, ma dove mancano le memorie dei loro soccorritori italiani. Vorremmo che venisse posto rimedio a questa lacuna all'interno dello scopo più ampio del sito internet proposto, intitolato Gli alleati in Italia 1943-47. Infine, noi al Monte San Martino Trust ci sentiamo privilegiati di lavorare insieme all'Istituto Pari in questo progetto e siamo fiduciosi che grazie alla perizia dei ricercatori dell'Istituto avremo ottimi risultati. Grazie. Grazie molte John, davvero che questi di essere all'altezza e che gli auspici si realizzino. Abbiamo qui con noi appunto, oltre a Nicola Labanca, Nicola Cacciatore e gli altri ricercatori che hanno cominciato a lavorare su questo, quindi li saluto almeno, Costantino De Sante, Isabella Insolvibile, Claudia Baldoli, Marco Minardi che è stato un apripista sul tema dei prigionieri alleati come su molti altri. E altri ancora, ricordo anche per esempio Eugenia Corvino, sempre sul tema dei prigionieri. Bene, anche se si è fatto tardi, diamo parola minimamente alle domande che sono arrivate su Facebook e quindi ne faccio due chiedendovi poi di dare delle risposte se possibile rapide. Alla prima di Zara Rossi che ci dice: non pensate che sia necessario un approccio alla ricerca storica meno personale e più di equip, meno chiusa e più aperta, meno cartacea e più ipermediale? Ecco, rispondo io dicendo che l'operazione Portale Alleati va esattamente in questa direzione del lavoro di equip, dell'incrocio tra lato documentario e public history, facendo però uno sforzo che a questo ci richiamava Gianni di conciliare l'attenzione filologica per il documento all'uso dello strumento informatico. L'altra domanda invece la rivolgo a Elwood e a Cacciatore, è di Claudio Oltremonti che ci dice: si parla sempre del SOE in Italia, come mai si parla poco del SIS? A che punto sono gli archivi inglesi su questo tema? Vi rimando a voi per aggiornare.
po' sulla situazione dei servizi segreti in generale. Non so se David o Nicola volete dire qualcosa su questo. Io darei la parola a Nicola direttamente, perché sono tanti anni che non frequento gli archivi di quel settore. Scusate. A te Nicola. Sì, io proverò a dare una risposta forzatamente incompleta, perché io sono invece pochi anni che frequento gli archivi di questo settore, e per quanto riguarda gli archivi dei servizi segreti britannici c'è sicuramente ancora tantissima roba da tirare fuori, molto banalmente. Siamo a un punto in cui abbiamo graffiato la superficie e continua a venire fuori nuovo materiale, anche perché l'archivio dell'SOE è incompleto e ci sono documenti sparsi all'interno di altri archivi in copie, che però sono difficilmente rintracciabili perché sono infilati in altri faldoni che non c'entrano niente con l'argomento in questione, e dal mio punto di vista anche è molto difficile, una cosa all'apparenza molto semplice, che è quella di risalire a chi sono questi agenti speciali, perché le loro schede personali di servizio, diciamo così, sono ancora nell'archivio del Ministero della Difesa, che non le rende pubbliche. C'è tutto un sistema molto tortuoso di richieste di accesso, col quale io mi sono cimentato un paio di volte, fallendo miseramente in entrambi i casi. E quindi lo stato attuale, la risposta purtroppo è quello che è, perché lo stato attuale delle ricerche di archivio sui servizi segreti britannici, per quanto sia molto avanzata per certi aspetti, perché ci sono state molte pubblicazioni, si è scritto molto, si è ricercato molto, e secondo me ha uno stato ancora infantile da questo punto di vista. Grazie. Posso dire solo una cosa? Su quest'ultimo accenno, gli archivi italiani, dei servizi segreti italiani, con i quali gli inglesi o gli americani avevano contatto, in parte stanno dentro gli archivi storici, come è stato detto, del Ministero della Difesa. In parte, ahimè, stanno negli archivi storici dei servizi segreti, che non stanno dentro gli archivi storici del Ministero della Difesa, degli uffici storici di Forza Armata, e che sono lunghi, o almeno erano lunghi così, una decina d'anni fa, quando uscì un articolo, l'unico che sono riuscito a trovare che li quantificava, 27 chilometri. Ora, 27 chilometri di carte di servizi segreti italiani non sono piccola cosa. Ecco, o il giornalista si è sbagliato, ma era un giornalista molto vicino ai servizi, quindi doveva essere un po' informato, nessuno ha smentito quell'articolo. Dicevo, 27 chilometri non sono piccola cosa, ma non stanno dentro gli archivi militari degli uffici storici di Forza Armata, stanno da un'altra parte. E con la normativa che l'Italia si è data non è facile. Qui stiamo parlando di alleati e non di servizi italiani, ma è bene ricordare la difficile situazione appunto dei servizi, di chi lavora con gli archivi italiani. Era solo un'aggiunta, non una puntualizzazione. Grazie. Grazie Nicola, io volevo per completare la risposta intanto ricordare, visto che abbiamo citato i tanti studiosi anche giovani che si stanno occupando di queste cose negli ultimi anni, ricordare anche i lavori che appartengono a quell'altro filone che abbiamo citato prima di Mireno Berrettini, che parlano in parte di queste cose, e però volevo anche ricordare, visto che Claudio Tremonti ci ha fatto una domanda, il suo volume Nelle spire del regime. Claudio Tremonti è uno studioso piacentino che saluto e ringrazio per l'attenzione e anche per la domanda. A questo punto, anche se si è fatto tardi, vorrei chiedere se c'è qualcun altro che vuole intervenire in questa a coronamento di questa bella serata, non so, tra i nostri studiosi o tra gli altri rappresentanti degli istituti, c'è per esempio Luciana Rocchi qui con noi, non so se o Filippo Focardi che è arrivato nel frattempo, se vogliono dire qualcosa. Niente, se nessuno... Se posso? Sì, prego. No, io volevo dire questo è molto interessante, questo ha detto Nicola adesso. Sicuramente le fonti italiane non sono state sfruttate
in modo sufficiente, anzi, è molto più facile, anche per motivi che tu hai detto, recarsi a Londra e persino a Washington. E, però a questo punto, dopo 70 anni, dovrebbe essere possibile fare molto di più con gli archivi di Roma su queste questioni. Detto questo, vorrei enfatizzare che la dimensione resistenza è solo uno delle facce, una delle grandi questioni dell'intervento alleato in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando ho fatto la mia tesi, che era 700 pagine, non c'era la resistenza. Primo terzo era diplomazia, la diplomazia internazionale, e su quello è tornato adesso Agarossi, più o meno ripetendo quello che dice da allora. Quindi ancora lì c'è ancora un sacco di lavoro che si possono fare. La seconda parte era il governo militare alliato. E lì si potrebbe senz'altro sviluppare una dimensione di storia pubblica. Il governo militare alliato nelle sue varie forme è stato presente in ogni angolo della penisola, anche con presenze lunghissime. Ovviamente c'è stato quello che ha fatto la Porzia per Napoli e in parte Isabel Williams per la Sicilia. Però era molto più complessa di quello, ha lasciato un sacco di tracce. Lì si potrebbe ancora tornare verso le fonti orali e le fonti locali, si potrebbe sviluppare un discorso di storia pubblica e come auspicato di quella persona che ha fatto la domanda. È un enorme, poi l'archivio è particolarmente ben organizzato, l'archivio cartaceo della Commissione di Controlli Alleato, che è una cosa particolare per l'Italia, e il governo militare alleato. Quegli archivi lì sono particolarmente ben organizzati, e poi c'è la storia ufficiale come punto di partenza, quella di Harris del 57, tuttora valido. E poi la terza parte della mia tesi era quella economica. E l'intervento economico, le dimensioni economiche e monetarie, rimane un terreno enorme per potenziali ricerche. E Gianni ha sfiorato l'argomento, perché lui aveva l'interesse bielese, l'industria del biele, eccetera. Però tutto ancora da rifare. Quello era un prodotto degli anni 60, perché con gli storici revisionisti americani, loro hanno introdotto le dimensioni economiche nella storia diplomatica del dopoguerra e mi hanno condizionato per quello, però nessuno ha mai discusso quello. Altri pezzi del mio libro sono stati discussi quello, mai. E quindi lì è tutto ancora da fare o rifare. Grazie. Grazie David, mi fa particolarmente piacere questo intervento, sia perché ci ricorda di alcune ricerche in corso sul tema della giustizia di transizione, del ruolo degli alleati anche in questa fase, quindi i documenti che citava a proposito della commissione sono molto interessanti su questo, stanno lavorando diversi nostri giovani ricercatori su questo tema della giustizia di transizione, che è sicuramente molto, molto importante. Ce ne sono tanti, ricordo tra questi Yara Meloni, e ora do la parola a Luciana Rocchi, che ci teneva a fare un saluto personale, visto che l'abbiamo qui, la chiamiamo in causa. Grazie Mirko, un saluto a tutti e un grazie caloroso per questa iniziativa, poi un saluto particolare a Cilia e a Claudio. Sono memorie importanti per me, perché sono quei 10 anni di cui ha parlato Claudio, della vita del Nazionale, della direzione scientifica per una parte di quegli anni di Gianni, e l'esperienza della scuola, i seminari di Napoli a cui ho partecipato. C'è qui Isabella, che era sempre presente ai seminari della scuola. Sono stati anni per me di una vicinanza straordinaria, e quindi di una condivisione di un pezzo di vita del Nazionale, ma di un tratto del lavoro scientifico di Gianni. E poi Gianni in Toscana, la sua toscanità non era cosa che poteva essere passata sotto silenzio da parte nostra. L'abbiamo avuto anche a Grosseto, ma poi il suo amore anche per la Toscana, i suoi saggi, che per noi sono stati fondamentali, i saggi sulla resistenza in Toscana.
e per me sono stati molto importanti anche i lavori sull'emigrazione, quel volume collettaneo curato da Milsà sull'emigrazione in Francia, l'emigrazione italiana in Francia, per cui ecco mi premeva proprio salutare e ringraziare, e così un ricordo che ha la tristezza della perdita, ma la gioia anche di aver condiviso con Gianni dei momenti veramente per me bellissimi. Grazie. Ciao Luciana. Ciao. Grazie molte davvero a Luciana, che saluto anche perché ci sono stati cambiamenti al vertice dell'Istituto di Grosseto, ma speriamo che il suo lavoro continui a essere vicino agli istituti, perché è stata veramente molto importante anche per il nostro lavoro. Non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Su questo Mirko, diciamo che il vivaio dei giovani, che era lo spirito di Gianni, a Grosseto ha prodotto un consiglio direttivo e una direzione, Ilaria Cancella, che sarà lei che mi sostituirà senz'altro quando sarà nominata. Quindi lo spirito è quello di quel rinnovamento che era nello spirito nostro, di tutti, ma di cui avete parlato anche rispetto a Gianni. Era questo che volevamo fare. Matteo è stato ricordato, direttore dell'Istituto Regionale Toscano. Sì, io ricordo sempre volentieri Mazzoni, anche perché siamo più o meno coetanei. Allora, c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Posso? Sì, certo. Posso? Allora, io volevo ringraziare e dire due cose. Io ho imparato a fare la ricerca storica grazie al professor Perona, che mi ha insegnato a fare la storica durante la scuola superiore di storia contemporanea dell'Istituto Nazionale, e gli sarò grata per sempre, proprio materialmente me l'ha insegnato. Ed è stata la mia grande formazione quella scuola, questa esperienza che poi per fortuna è continuata, e penso che il lavoro che faremo col Portale Alleati, almeno per me, io lo vivo così, si situi su quella strada che ci ha indicato. Nel lavoro che faremo ci occuperemo anche della fase precedente, no? Perché l'8 settembre e il sostegno dato ai prigionieri alleati scappati dai campi non nasce dal nulla, viene da qualche parte, viene dal momento precedente su cui sto lavorando da un po' di anni e che spero di trasferire nel nostro portale. Sono molto contenta di questo insieme delle due cose di questo pomeriggio, e vi ringrazio, ringraziando soprattutto personalmente il professor Perona. Grazie anche a Isabella, che diciamo è un pilastro di questo nostro progetto sul portale Alleati. Non so se qualcun altro vuole intervenire. Posso solo ringraziare, certo, sono Ersilia. Comincio da Isabella, che ha detto delle cose molto belle, so del suo legame proprio con la scuola di Gianni, grazie. E io comincio con gli auguri per questo portale, per questo gruppo di lavoro. Le cose più belle cominciano proprio con i gruppi di lavoro giovani e coesi. Questo l'ho imparato anch'io accanto a Gianni e ci ho sempre creduto, e quindi sono sicura che si ripeterà con voi. Voi siete quelli che rinnovano la strada, che aprono percorsi nuovi. È stato bellissimo ascoltare le vostre considerazioni e vedere che non erano solo consegnate al passato, ma che aprono con voi verso il futuro. Grazie davvero a tutti per quello che avete detto, anche nei miei riguardi immeritatamente, e vi abbraccio tutti. Grazie, grazie davvero Silvia. Io mi auguro che il libro possa circolare, possa essere discusso ulteriormente, e soprattutto mi auguro che tutti voi che siete qui oggi, sia qui su Zoom, sia assistere su Facebook, possiate sostenere il lavoro del Portale Alleati, che ripeto è al suo primo passo, ma che speriamo potenzialmente possa davvero riprendere un po' quelle parti della tesi del professor Elwood che sono state un po' trascurate negli anni precedenti. Una domanda estemporanea. Avete preso rapporti con la Fondazione Ranieri di Sorbello?
Guarda, per ora no, ma siamo ancora in una fase proprio di innesco, quindi anche da questo punto di vista tutti i consigli e i suggerimenti sono ben accetti. Io riporto appunto anche i saluti di tutti i vertici del PARI, del CDA, del Comitato Scientifico e do appuntamento a tutti ai prossimi giovedì del PARI, che ripeto speriamo possano diventare un appuntamento fisso all'inizio di ogni mese. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, grazie a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao.